tutti i bambini del mondo. Con la mia slitta volerò per voi. Ciao, buon Natale. Mancano davvero poche ore all'atteso arrivo di Babbo Natale, pronto con le sue renne a far visita a tutti i bambini. Ad Arezzo centinaia le letterine piene di desideri che in queste settimane i più piccoli hanno scritto nella casa di Babbo Natale in Piazza Grande, una delle tante attrazioni della città del Natale. La manifestazione quest'anno ha battuto in termini di presenze tutte le edizioni precedenti. Andrà avanti sino al 7 gennaio, ad esclusione dei mercatini tirolesi che chiuderanno invece il 1 gennaio. Quindi saremo sempre aperti sostanzialmente tutti i giorni, anche nel giorno di Natale di Santo Stefano, dalle 10 alle 20, alle 21, e quindi insomma aspettiamo tutti coloro che vogliono trascorrere anche delle festività ai mercatini. Una volata lunga perché arriviamo al 7, diciamo con volumi decisamente diversi da quelli che abbiamo visto fino ad oggi, ma è fisiologico, è normale. Oggi è un weekend tranquillo, così come lo saranno i prossimi. Vedremo di alimentare un po' anche le attrazioni, i motivi di interesse da qui alla Befana, perché poi l'anno scorso abbiamo avuto piacevoli sorprese anche in quel periodo.